Piazza Le Laudi a Pescara, Armando Foschi, qual è l'attuale situazione? Allora, situazione assurda di un'occupazione abusiva del libero accesso alla spiaggia. Le leggi, il SID, Sistema Informativo Demaniale, il piano spiaggia e l'ordinanza della Regione Abruzzo dell'aprile 2021 prevede uno spazio tra gli stabilimenti balneari per consentire l'accesso soprattutto ai diversamente abili, soprattutto come abbattimento delle barriere architettoniche. Qui c'è un ordine del giorno votato dall'intero Consiglio Comunale che viene disatteso da un dirigente. La struttura del sindaco è da più di 21 giorni, che chiede chiarimenti al dirigente che non risponde. Quindi, vista la mancanza di risposte, io, mio malgrado, mi vedrò costretto a rivolgermi a un organo terzo che è la Procura della Repubblica di Pescara per vedere di risolvere questo problema che è vergognoso. Uno spazio che ricade in seno a chi? In seno al demanio, è uno spazio previsto proprio dal demanio, tra le concessioni balneari, 3 metri di libero accesso. Ecco, siamo in piena estate, tra poco nel mese di agosto, e tanti bagnanti, soprattutto disabili, si parla sempre di spiagge più accessibili, che vorrebbero accedere al mare, non possono. In Piazza Le Laudi purtroppo non è possibile. Io chiedo umilmente scusa ai tanti signori disabili che non possono accedere sulla spiaggia qui in Piazza Le Laudi. Ecco, per chiudere, dalla procura che cosa si attende? Mi attendo alla risoluzione, visto che c'è un palleggio di competenze tra i vari uffici comunali, bisogna rompere questo palleggio e mettere fine alla parola che è una vergogna. Siamo dinanzi a una situazione vergognosa, un libero accesso occupato da un piano bar, da uno spazio, un angolo bar, le sedie, i tavolini, fioriere messe abusivamente e nessuno è in grado di rimuoverle. Tanti cittadini si lamentano perché dicono che sta diventando anche una pattumiera. Esatto, infatti è diventata una discarica abusiva. Io potrei venire anche con un martello romano, poi mi becco io la denuncia. Per quale motivo, quando ci sono gli organi preposti a rimuovere queste fioriere e riconsentire il libero accesso alla spiaggia?